Allora, amici, buon pomeriggio. Sono in compagnia di un ospite internazionale a livello locale, il signor Padre Natura da Ciao Darwin, che si trova con me. Stiamo andando a fare un servizio, capisci a me. Come mai ultimamente non vi siete fatti vedere nella televisione nazionale? Come mai? Perché mi devono chiamare e poi non mi sono chiamato più a fare sempre Ciao Darwin, perché comunque io ho chiamato e mi ha detto Emilio aspetti che ti richiamiamo di nuovo. E poi non me ne ho fatto sapere niente più. Niente. Però noi siamo sempre attivi. Noi siamo in aspettativa di una cosa grande. Non diciamo cosa si fa in questi giorni. Stiamo facendo un casting per un programma televisivo molto noto. Molto noto? Noto, con tante note. Come no? Allora, Sgan, Sbal, Smash. Che programma è? Non diciamolo. Tu cosa ne pensi di questa cosa qua? Secondo me la penso troppo bene. E spero che la facciamo quanto più presto. Noi stiamo facendo questo progetto, stiamo facendo degli incontri nascosti. Sì. Nessuno sape i cazzi. Nessuno sape i fattrini. Stiamo facendo questa cosa. Non diciamo cos'è, però è una cosa che mo che esce sta cosa, è una cosa che deve uscire. È una cosa. È una cosa, diciamo, favoloso, bello. Grande. Per quindi, tutto il mondo, va o no? Quindi, a tutti i tuoi fans, cosa vuoi dire? Dici, a tutti i miei fans, io ringrazio. A tutti i miei fans che mi conoscono obiettivamente. Sì. Il Canale 5, Rai 1. E poi ci sei tu, che fai io, come ho fatto sempre. Che io piglio l'indirizzo e li mando tutto a Dal Nobolo. Nobolo ragazzo. Da barbiere, che lui si occupa di fare i pullman e per organizzare il pubblico, il pubblico per andare a vedere Padre Natura, che padre. Sta, diciamo giusto una chicca, faremo un teatro. Quello si chiama teatro, quando uno recita fa il teatro, sì. Quando uno canta fa il cantante. Facciamo spettacolo, giusto che faremo una recitazione, faremo teatro dove Padre Natura svolgerà una parte che diciamo, una parte io la posso fare, una parte dove ci divertiamo, dove mangiamo, dove siamo tutti amici, amici e nemici. Però siamo tutti amici. Però siamo ovviamente siamo tutti amici. Che ci divertiamo noi, le donne, tutti in baranzo. Sì, tutti in baranzo. Siamo tutti in baranzo in questo teatro che faremo. Non diciamo il luogo, non diciamo il paese, non diciamo il nome del teatro e manco il titolo. Quindi non diciamo proprio niente. È Maricinino. Adesso è una sorpresa. Allora, deve essere una sorpresa. Quando uscirà la sorpresa, sarà una sorpresa nella sorpresa. Una sorpresa nella sorpresa. Dove? Dove? Rimarranno tutti quanti sorpresi. Sorpresi. Diciamo. Diciamo questa sorpresa che è una sorpresa che non lo è. Tu che pensi di questa cosa qua? Che ne so che penso, quando esce questa sorpresa sarà una sorpresa per tutti quanti. È una novità, è una cosa nuova che stiamo progettando questa con cosa. Degli artisti di fama in no, artisti di fama casa morne fa artisti di fama chi? Cioè famosissimo. No, rispondi al telefono, facciamo questa telefonata in diretta. Il signor regista che ti chiama, vai. Pronto, signor Gaetano? Gaetano, dimmi tutti. Allora.
Ossaccia, tu che hai fatto? Quindi tu... non lo so, sì, io pa, mi ci sono arrivati i miei suoni, poi ci sono due compagni miei, nobili ragazzi, tutto quanto, sì, mia amica, tutto quanto, tanto. E che sia, che è ok, ciao, però non sono tardi, ci potremmo dire, perché io ho compleanno con quello, anzi è 10, 11, ma massimo, mezzanotte, ma massimo, lo compleanno con parlo, però... dipende. Dipende, dipende, ma comunque non tardi, ci potremmo dire, che è oppure ti faccio una chiamata, eh? Ciao, che da, ciao. Questo qua che ti ha chiamato era un aiuto... è un amico, di... un aiuto regista. Bravo, un regista. Un registro, un registratore. Bravo, un registratore. Da stasera mi ha fatto il suo compleanno, però potremmo finire prima di mezzanotte. Non si sa. Una cosa così, una cosa lì, non è una tanto cosa... un compleanno che danno, una panina, una torta... dipende, ma fanno pure spaghetti agli uogli, fanno i fassi e fanno solo che cose. La scigna che pesia. Non c'è trovato mai un compleanno lì. La scigna che pesia. A scigne che i pesilli fanno pure. A scigne che i pesilli? A fuori. Ah, a me non giocano. A scigne ci guarda. No, a scigne guarda voi. Continuiamo il nostro discorso. È arrivato un fax, si è arrivato. Ah. È chiamato un momento un registro. Può capitare che chiamo. Un registro, che le leggo rispettive è chiamato? Un registro, no? Che lo faccio? No, un registro. Ah, un registro che ha da fare un spettacolo. Che da fare qualche spettacolo, allora. È chiamato un registro, non è? È detta così, come state mise? Siamo guaiati, non lo so. Siamo guaiati, cavolo, madonna mia. Chi l'ha ancora mi ha preso Natale, come ci ho passato. E se ci arrivavamo pure a Natale. Bravo, se ci arrivavamo. Come stiamo mise buone, cavolo. Come stiamo mise, ma che giorno è 30 euro. Quasi quando mi giriamo. Senza pensare. O stiamo sempre qua. Comunque sta arrivando il Natale. Come tu attualmente questo Natale come lo vivi? Con mangiare. Perché chi le cava io, madonna mia. Non si capisce niente. Però dici che a Natale si aggiustano tutte le cose. Tutti mangiano. Mangiano tutti bene, mangiano tutta la grande, tutti con i soldi in tasca. E meglio se mi dica che mangio. Chi le mettono niente, e come fanno a mangiare? A chi le sono berne? No, che sono berne. Voglio dire, chi le canutta niente a bere, chi le mangia, si cocca e fatta una festa bella. Ciao, ciò con tutto vino. Ma noi capavamo in tasse, noi capavamo tutti questi riepi. Noi non mangiamo manco qui. Ciao, ma tu i tasse pa? Come li pa? E che tasse? Lì c'è la papà, lì c'è obbligatorio. Ma per tutto quanto, lì c'è il mappa, tutto il mondo è obbligato. Sta caspita di lice però, l'acqua è saluta l'amico Antonio che sta in diretta. Ciao, Tonino è il nostro amico. Qualcosa. Antonio, come stai? Bene? Vuoi venire a casa tua, il Natale vuoi venire a casa tua. Ah, Natale vuoi venire da me? Caro Antonio, secondo me da me non ti mangio niente. E da me non ci sta niente, anzi se io ho porto, non mangio, non ho porto, non mangio niente, no. Come è venuto, è così se ne va. Cioè, in poche parole, se non è una casa tua se ne va arrivo. Se ne va niente, come bene se ne va, se ne va la mano, ciao. Che ti posso dire, cioè, no? Ce l'ha la mano e ce ne amo. E ce ne amo. Ah, boh, però, che ne so, c'è Tony, dice porto qualcosa. Non... Tony. Pure pochi panno tu, questo. È un bonino. Tony, portano con me i nobili, portano poche parole di questo con un nimmo. Venimo là, veniamo lì. Una superstata. Una superstata, le scatole di basura. E venimo là, veniamo lì qualcosa e esce. Ah, poi sta a casa tua, e si vai tu a casa sua, e dite. Questa è fatta, da te ci vengo volentieri, da te ci... E porco pure un po' che roba. Ovviamente non li ha, ma la casa di uno è in mano a mano. A che porti il massacello? Oh, porta le cose, robe di terra. Ah, terra lo portò? Tu ecco, ho vissuto tutto là. Ripo parole, rifriarire. Non puoi capire. Non puoi capire. Non puoi capire. Porco tu ecco. Come che da busto tu. Mannaggia, quasi. Ah, hai fatto l'albero di Natale, dici. Ah, lo sto. Tonino, ho fatto l'albero di Natale. Voi due hai cominciato già a fare l'albero di Natale. E chi le ha giocato mese a mese, scabrinerò.
Semeroni comunque mo, chi mette in luce, chi mette in Brinadal, comunque mo. Ma non hai fatto la Brinadal, ma tu ti regala vicino. È fatto buono. Cocco che regalo. Regale? Che regalo tieni vicino alla Brinadal? Per padre natura che c'è stato? Vuoi venire? E tu vieni a casa, ti prendo tanto, ciao Tonino, io vengo a casa tua. Tonino, io vengo a casa tua. Ok, mi sono confermato. Mi sono confermato. Quando rimane la registrazione fatta. Sì. Tu dici che no. No, è scavicato. Ma c'è la giovane vigilia di Natale. È giovane vigilia di Natale. O primo anno. No, a vigilia di Natale o a Natale? Perché a vigilia di Natale si mangia pesce. Io primo anno, non chiamo. E a Natale che si mangia? A Natale che si mangia? Ah, devo mettere in coppa la per Natale. Ah, a sorpresa di Natale. Non me lo scegliano in coppa. No, no, devo mettere in coppa la per Natale. Ah, devi portare il pernaccio dell'albero di Natale. È tuo porco, c'è porco. C'è purtroppo pernaccio. C'è porco. Salutiamo tutti gli amici di Facebook, facciamo vedere rientro da amici che soldi che hai fatto. Che ci hai fatto? Sono ancora più bello di prima. Fa morire. Le cautre. E rientro da amici giù. No, non ci stanno manca uno. Ho detto che tu li potrò che stanno in sei. Guarda le mie che si era un bimbo. Io non ne tengo sotto i capi. Ho detto che si poteva tirare, no. Mannaggia, ma questo pazzito tu. Ma buona, salutiamo gli amici di Facebook. Ciao, saluto a tutti gli amici di Facebook. Quelli ciao. Là piccolini. Quelli là piccolini. Di Facebook. Di Facebook. Chi ha? Chi ha? Gli amici di Facebook grandi si chiamano Facebook. I piccolini si chiamano Facebook. Chi? Facebookini. Facebookini. Facebookiani. Ecco qua. Salutiamo tutti quanti. Salutiamo. Qua ci sta pure Lorenzo il boss. Vieni Lorenzo, vieni. Lorenzo il boss. Lorenzo il boss. Torre 15 si chiama. Torre 15. Andiamolo a salutare. Salutiamo tutti quanti. Ci vediamo prossimamente su questi. Su questi Facebook. Su questi schermi. Su questo schermo, sì. Con questo teatro che. Sì. Con questi teatri poi se ne parla. Ok, mannaci un bacio. Ciao a tutti. Se non ci vediamo, anzi. Se non. L'auguri di Natale. Se non ci vediamo. Auguri di Natale e auguri di buon anno. Fate una buona fine. Fate una buona fine. È una buona inizio, se no fa. Fate pure un buon inizio, ovviamente. Okay. Saluto a tutti. Ciao a tutti.